mondo, qui come ti giri si creano Sì. monopoli, si creano situazioni Assolutamente. incontrollabili, quindi bisogna in qualche modo correre ai ripari, questo lo avete presente anche voi, immagino. Assolutamente, noi siamo molto contenti di questo evento di cui avete potuto farci, diciamo, il regalo di costruire dentro la fiera, proprio perché a nostro parere, ed è anche, come dire, un po' il senso di quello che diciamo, abbiamo detto finora, l'editoria ha oggi, quella indipendente ovviamente, bisogno, la necessità impellente di un rilancio che non deve passare secondo noi attraverso una riproposizione di schemi involuti e invalsi già ormai da anni, ma e quindi semplicemente legati alla produzione, come dire, di nicchia, di ricerca, ma dovrebbe passare per la costruzione di una rete, a nostro parere, che deve quindi anche avere dei punti, come dire, chiamiamoli così, degli snodi reali, no? Quindi banalmente dei punti vendita. In questo senso ci interessa molto cercare di capire anche qual è la prospettiva degli edicolanti rispetto a questo, perché comunque diffondono una cultura, più o meno cultura, insomma, lo sapete anche voi, tutti i giorni comunque, no? E quindi sono dei poli molto presenti in ogni città che ci interesserebbe coinvolgere, proprio per costruire appunto una nuova rete dove la cultura possa circolare, per andare a intercettare quell'altissima percentuale di non lettori che abbiamo in questo paese, ma soprattutto quei, chiamiamoli così, facendo un gioco di parole al contrario, quei non lettori di ritorno, cioè quelle persone che per finiti i propri percorsi di formazione smettono di leggere o che comunque cominciano a fare delle ricerche, diciamo, che riguardano la propria acculturazione su altri canali che non passano più per quelli classici, quindi per il libro classico. Il motivo è probabilmente dovuto al fatto che l'offerta editoriale che c'è in questo momento non è ben calibrata. Non dico che non ci sia, probabilmente c'è, ma quello che ci viene offerto dai punti vendita, diciamo, più diffusi, che sono anche quelli legati comunque a dei gruppi invece editoriali molto precisi, di cui leggiamo tutti i giorni appunto le vicende di fusione, di comunque ulteriore ingrossamento, invece ci offrono. E quindi noi andiamo a cercare, uno degli slogan di questa fiera è nuovi lettori per nuove letture. L'idea è andarsi a cercare proprio quel segmento di pubblico che in qualche modo non si riconosce completamente nell'offerta culturale che si vede proporre e cercare di capire insieme a tutti quelli che ci vogliono stare dentro questo ragionamento quali sono i canali e quali sono le forme per costruire o rafforzare in parte, no, un'offerta culturale più innovativa, più accattivante, ma anche che rimanga indipendente. Ecco, siamo quasi in chiusura di questa bellissima chiacchierata che, ahimè, per problemi di tempo dobbiamo sfumare. Però io una cosa la volevo aggiungere, proprio rispetto a queste parole che tu hai appena detto. Attirare i giovani e nuovi lettori per nuove letture è un po' anche la sfida degli edicolanti, perché hanno proprio lì il buco di frequentazione nelle edicole, hanno finalmente capito che bisogna fare qualcosa per recuperare proprio quel tipo di lettori che paradossalmente, Riccardo, passano per l'edicola quando sono alla fine a un'età intorno agli 11, 12, 13 anni, Sì, no? sì. Perché figurine, gadget, tutte queste cose qui sono molto attaccati, diciamo, all'edicola. Allora, perché quindi non coltivare questa cosa e fare in modo che abbia un seguito? Anche perché, e qui è la cosa meravigliosa. L'edicolante non è che si deve inventare chissà che cosa, rimette in gioco una sua antica vocazione, che è quella della relazione con il frequentatore dell'edicola, cioè la relazione quotidiana, la frequentazione quotidiana che permette di conoscersi. Conoscersi bene, Sì.
conoscere, come dire, le inclinazioni, i gusti, la personalità, anche le allusioni, dell'altro, e quindi, dentro questo rapporto, no, dare spazio anche a quello che, è qui, e qui mi rifaccio alla tradizione editoriale, il famoso consiglio del libraio, no? Quello che il libraio può dare perché ha un certo background, perché ha una certa frequentazione. Background e frequentazione che si può anche in qualche modo riprodurre nell'edicola, perché ci sono tanti edicolanti appassionati del proprio lavoro, anche in presenza del fatto che, ahimè, molte librerie indipendenti stanno chiudendo, si va verso anche in questo caso una forte monopolizzazione, riduzione delle superfici di vendita, e quindi tutti questi libri da qualche parte appunto devono essere venduti. Riccardo, io finisco qui, se tu non hai nient'altro da aggiungere, ti cedo comunque No, ti il ringrazio, dovere di sono, ospitarmi. sottoscrivo la tua ultima considerazione completamente e spero che ci vediamo presto, quindi a Sì, ci Milano. vedremo a Milano, bellissima, dal 18 al 20 marzo al Palaghiaccio. Tra l'altro, nei numerelli della nostra radio web abbiamo proprio in quella zona la maggior parte, il gruppo di aficionados, ascoltatori, e quindi mi rivolgo soprattutto a loro. Intervenite, intervenite a dibattito, andate a vedere la fiera perché, come avete sentito sicuramente dalle parole di Riccardo, è molto interessante.